Da sempre, terminati gli studi delle medie, la scelta della scuola superiore rappresenta un momento cruciale nella vita dei ragazzi. Un bivio da intraprendere, una decisione per credere, sperare, programmare e, perché no, sognare un futuro ambizioso e capace di identificare nuovi orizzonti. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale identificare una scuola coinvolgente e attiva che valorizzi l'abilità e la creatività di tutti i suoi studenti per un sicuro successo scolastico e professionale. Una scuola che concretamente apra le porte al mondo del lavoro e permetta, durante e dopo il completamento degli studi, di perfezionare carriere professionali non solo in Italia, ma in ogni luogo d'Europa e del mondo. Nelle Marche, a Senigallia, in provincia di Ancona, è presente un istituto in grado di proporre una vastissima offerta formativa all'altezza di tutte queste aspettative. Si tratta dell'Istituto di Istruzione Superiore Panzini, professionale per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera e tecnico a indirizzo turistico e turistico sportivo, non a caso uno degli istituti più importanti d'Italia e meta di oltre 1300 studenti. Chi sceglie il Panzini sa che può diventare un professionista della ristorazione, della cucina, di sala, del dolciario, del ricevimento, del marketing, del servizio turistico e dell'organizzazione di eventi sportivi, ma soprattutto sa che qui si fanno attività pratiche ogni giorno. Il Panzini è l'unico istituto tecnico turistico sportivo delle Marche che offre un arricchimento sportivo utile all'organizzazione di eventi e uno dei pochi in Italia in cui gli alunni possono condividere concretamente progetti di pratica operativa con il settore enogastronomico, una opportunità straordinaria per il futuro dei giovani. Sono un ex studente dell'alberghiero Panzini e dopo aver svolto il mio percorso quinquennale in questa scuola ho potuto toccare con mano i risultati datami dalla formazione di quest'ultima. Il primo anno, post diploma, sono stato negli Stati Uniti d'America, sempre con un progetto collegato con la scuola, per poi svolgere la mia attività da cuoco a Berlino, in Germania. Ritornando in Italia, mi sono riavvicinato al Panzini per approfondire la panificazione con il maestro Andrea Galavotti. Questa è una scuola che consiglio vivamente e ringrazio quel giorno in cui l'ho scelta. Nell'istruzione professionale, settore attivi, indirizzo per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, dopo i primi due anni comuni, al Panzini si può scegliere tra quattro diverse articolazioni: enogastronomia, dolciaria, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. L'orario settimanale di tutti i corsi è organizzato in 5 giorni di scuola alla settimana, dal lunedì al venerdì, con rientro pomeridiano. Al terzo anno è già possibile conseguire il diploma di qualifica professionale regionale in operatore della ristorazione, preparazione pasti, operatore della ristorazione, prodotti dolciari, artigianali e industriali, operatore della ristorazione, servizi di sala bar, operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, strutture turistiche ricettive. Sono una studentessa del quarto anno settore enogastronomico cucina. Questo indirizzo vi darà la possibilità di mettere in gioco la vostra creatività e la passione e, come me, vi darà la possibilità di scoprire sempre di più il meraviglioso mondo della cucina. Ho scelto questo indirizzo perché è molto creativo e si addice molto alla mia personalità. Lo consiglio a tutti i ragazzi che grazie alla scuola vogliono imparare un nuovo lavoro. Il carisma, l'eleganza e il sapere essere eleganti, la classe, il saper parlare, trasmette e diffonde curiosità. Tutte doti fondamentali per un barman che spesso si ritrovano anche nella vita. Scegli in Panzini per imparare a vivere, educare e vivere meglio. Salute! Frequento il settore accoglienza turistica e ho scelto questo tipo di settore perché ero convinto e lo sono tuttora che il mondo del turismo è un mondo affascinante e in continua espansione. Quest'anno ho acquisito molta sicurezza soprattutto grazie allo stage nel mese estivo che mi ha inserito per la prima volta nel mondo del lavoro e quindi mi ha dato la possibilità di provare sul campo le mie conoscenze scolastiche. Oltre allo stage ho avuto anche la possibilità di partecipare a un progetto Erasmus che mi ha dato l'occasione di fare un'esperienza di vita bellissima all'estero e tutto ciò mi ha dato ulteriore conferma che questa è stata la scelta giusta per il mio futuro. Il diplomato dell'indirizzo enogastronomico ha insomma competenze per operare nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, organizzare eventi che valorizzino il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali e artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti locali. Sono diversi anni che rivesto la funzione strumentale per l'orientamento. È un ruolo molto importante ma molto complicato perché quando si va ad orientare gli studenti delle scuole medie bisogna far capire che questi istituti
tutto. L'Istituto Panzini non è una scuola semplice, non è una scuola da prendere sotto gamba, che sia settore enogastronomico, che sia settore turistico, turistico-sportivo, sono impegnativi perché le materie e le discipline sono tante, ma qualora la scelta sia una scelta motivata, tutto risulterà molto più semplice, senza considerare che nel turistico sportivo c'è anche una valenza legata al divertimento. Da qualche anno, nell'ottica di offrire sempre nuove opportunità e stimoli agli studenti, il Panzini ha, nell'ambito dell'autonomia, approvato una variazione integrazione al settore turistico, offrendo due alternative: tecnico turistico sportivo e turistico integrato da accoglienza turistica, affiancando per l'istruzione tecnica, settore economico, lo sport al turismo. Un corso moderno, efficiente e soprattutto efficace, dove il diplomato acquisisce competenze tecniche relativamente alla progettazione di prodotti e servizi, produzione, commercializzazione ed erogazione dei servizi turistici ad attività sportive. L'indirizzo turistico sportivo è il corso ideale per tutti coloro che vogliono conciliare lo sport con lo studio. Si può operare a vari livelli, da quello agonistico a quello di semplice praticante, dall'organizzazione di eventi sportivi all'animazione turistica. Il diploma che verrà conseguito avrà competenze relative alla progettazione ed organizzazione di eventi turistici e competenze tecniche riguardanti all'animazione turistica. Il corso è ideale per tutti coloro che intendono conciliare lo studio e il conseguimento di un diploma valido per il lavoro e l'università, con la voglia di operare nel mondo del turismo e del turismo sportivo, dell'intrattenimento, dell'animazione turistica e della organizzazione di eventi sportivi. Da quando è entrato in vigore il nuovo indirizzo commerciale tecnico per il turismo, al Panzini le iscrizioni sono aumentate in maniera esponenziale. E sono gli stessi ragazzi a confermare l'efficienza nell'acquisire queste competenze che permettono di collaborare con pubblico e privato in tantissime circostanze. Ich habe den touristischen Lehrgang gewählt, weil man hier viele Praktika und viele Klassenfahrten machen kann. In unserer Schule lernen wir auch Deutsch. Deutsch lernen bietet die Möglichkeit, als Reiseleiter oder Reiseleiterin zu arbeiten. Die meisten Touristen, die die Region Marken besuchen, kommen aus den deutschsprachigen Ländern. Außerdem finden über 30% der Exportierungen innerhalb der Region Marken mit Deutschland statt. Und sowieso, Deutsch macht Spaß. This school offers you the opportunity to learn foreign languages like English, which is one of the most spoken in the world. Moreover, the tourism course gives you the chance to travel and to make job experience abroad. Our school also offers different cultural exchanges in countries like Australia and the United Kingdom. Per mettere gli studenti nelle migliori condizioni possibili, l'Istituto Panzini utilizza le più avanzate tecnologie attraverso sistemi informativi e di comunicazione multimediale come LIM e pacchetti software avanzati per simulazioni. E l'Istituto Panzini, además, te dà l'opportunità di trabajar e di mejorar tu experiencia profesional en el extranjero. Nuestro istituto ofrece también diferentes intercambios con países como Australia y Regno Unido. Ma soprattutto c'è un dato straordinario che gioca a favore dei diplomati del tecnico per il turismo sportivo del Panzini: la facilità di inserirsi nel mondo del lavoro. La connaissance et l'étude de la langue française nous permet avec l'anglais de travailler et de voyager dans le monde entier sans avoir de problèmes linguistiques. Dans notre lycée Panzini, il est possible d'approfondir cette langue avec un voyage d'études à Paris qu'on organise dans la troisième année pour les élèves des secteurs tourisme, tourisme sportif et réception. La straordinaria organizzazione delle Panzini trova un riferimento importante anche relativamente al gruppo H e del BES con bisogni educativi speciali, che ha come obiettivo primario l'inserimento, l'integrazione e la riduzione dello svantaggio provocato dalla disabilità o situazioni di disagio. Tantissimi i progetti realizzati a riguardo nel corso degli anni scolastici, capaci di coinvolgere attivamente docenti e studenti. La nostra scuola, una scuola radicata nel passato, viva nel presente e proiettata verso il futuro. L'inclusione è al centro di tutto il nostro lavoro, un lavoro che ci tengo a sottolineare, portato avanti dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno, dagli assistenti educatori e da tutto il personale ATA in concerto con le famiglie. I nostri alunni diversamente abili sono protagonisti di un percorso scolastico che vede come obiettivo finale un loro progetto di vita. Acquisiscono competenze che possono essere spendibili nel mondo del lavoro una volta usciti da qui.
La nostra scuola sicuramente mette al centro di tutto questo un progetto di inclusione. I ragazzi si sentono accolti fin dal primo giorno in questa scuola che può essere veramente definita inclusiva. Grazie anche all'offerta di progetti formativi e che danno la possibilità ai nostri alunni di mettere in pratica delle competenze acquisite anche con fatica nel tempo e dove hanno modo di esprimersi con tutta la loro persona e nel massimo rispetto della dignità di ciascuno di loro. Il Panzini, una scuola di vita, una scuola vera.